Ragazzi, bentornati su Hard Rock Crypto. In questo video parleremo di Rollbit, una coin dedicata al gioco d'azzardo, al casinò, ma non solo, che sta letteralmente esplodendo ultimamente. È in giro questo progetto dal 2020, quindi non è recente, ma da poco ha implementato delle caratteristiche che la rendono sicuramente molto interessante. Paragoneremo Rollbit a BNB. Quindi tenetevi fortissimo, ma prima di andare avanti, naturalmente non sono consigli finanziari, fate le vostre ricerche prima di investire se deciderete di farlo. Questa è la coin, ragazzi, Rollbit Coin, RLB, il ticker. In questo momento costa 12 centesimi, in cui sto registrando questo video. Quest'anno letteralmente è esplosa, ha fatto nell'ultimo anno 6.300%, nell'ultimo mese è scesa del 35%, quindi stasettimana sta performando bene, 17% negli ultimi 7 giorni. Molto recentemente ha colto la mia attenzione, la sto seguendo da circa un mesetto e mi sta veramente gasando. Bisogna stare molto attenti, ragazzi, se volete fare trading su questa coin perché è estremamente volatile, ma ciò nonostante rappresenta un'incredibile opportunità. Adesso ci arrivo. Il market cap di questa coin è di 400 milioni di dollari, completamente diluito 600 milioni di dollari, quindi un buon market cap. Penso che tranquillamente questo ecosistema possa raggiungere i billion per quello che rappresenta. Questo è il sito principale di Rollbit, è un ecosistema estremamente variegato che offre casinò, quindi tutto il gioco d'azzardo, la parte cripto e anche scommesse sportive. Non vi sto assolutamente dicendo di giocare i vostri soldi guadagnati duramente al casinò piuttosto che in scommesse. Naturalmente fatelo se questo fa per voi, ma io personalmente non lo faccio e non lo consiglio a nessuno. Ciò nonostante, questo ecosistema che ruota attorno al token RLB è molto interessante per gli holder del token RLB. C'è una tokenomics molto vantaggiosa che tra un po' andremo a vedere. Non andremo nel dettaglio di questo sito, anche perché questo non è un video sul gioco d'azzardo, ma se siete appassionati fatelo pure nel vostro tempo libero. Quindi un sacco di giochi, vedete un tipico casinò online, è registrato a Cipro, quindi ci sono le licenze, c'è tutto quanto. Vedete i soliti giochi. Oltre a questo c'è lo sportsbook, quindi possibile scommettere su appunto scommesse sportive, naturalmente, quindi calcio, tennis, basket, eccetera. E naturalmente è molto interessante perché c'è veramente di tutto. Ci sono anche gli NFT, è possibile cercare di vincere degli NFT molto importanti come i Bored Ape, piuttosto che CryptoPunks. Qua vedete in tempo reale le bets che vengono piazzate su questa piattaforma che veramente sforna soldi ogni secondo, e c'è veramente tantissimo da dire su questo ecosistema, ragazzi. C'è anche il Trollbox qua a destra in cui la gente chatta H24 su quello che avviene su questa piattaforma. È possibile acquistare criptovalute naturalmente anche con carte, Apple Pay, Google Pay e quant'altro. È il paradiso dei degen. Abbiamo il degen exchange in cui naturalmente loro ti avvisano, ci sono i vari disclaimer. È possibile andare in leva, vedete qua i disclaimer continuamente. È possibile andare in leva fino a 1500 per follia pura, e non suggerisco a nessuno questo exchange, è molto pericoloso, ragazzi. Quindi andiamo a vedere quello che mi ha gasato a livello di tokenomics e di come funziona questa piattaforma. Ci aiuteremo con questo tweet che spiega un po' quello che sta avvenendo su Rollbit. C'è un paragone con BNB perché anche qua c'è una meccanica di token burn. Secondo lui addirittura è più rischioso non avere questo token piuttosto che comprarlo, non è come la metterei io. Rollbit fa parte del settore GambleFi, che sicuramente secondo me andrà molto bene nel prossimo bull market, ma anche adesso sta andando bene perché la gente, al di là di tutto, è sempre
avida di scommettere e di fare qualcosa, soprattutto in un mercato noioso. Io non so se raggiungerà le prime 10 posizioni del market cap, ma sono abbastanza convinto che farà degli ottimi risultati. Non so quanto, ma un 4, 5, 10 per è assolutamente fattibile. È praticamente una fabbrica di soldi. Qua ci dice che il 19 di settembre su Rollbit sono stati generati 2 milioni e passa di dollari di revenue. Le revenue, ragazzi, sono i profitti meno le spese, quindi di soldi puliti. Quindi questo significa 777 milioni all'anno e queste sono cifre da bear market, il che rende la cosa ancora più impressionante. Quindi c'è un buyback quotidiano di token, qua fa un paragone con BNB. Questa politica di buyback sta andando avanti solamente da agosto, motivo per cui questo spike nel prezzo di Rollbit, la gente si gasa quando c'è un token burn, naturalmente. La revenue di Rollbit sta crescendo del 10% ogni mese, il che è assolutamente impressionante. Vedete qua il meccanismo virtuoso di questa piattaforma, ragazzi, in cui gli holder dei token hanno degli sconti per usare la piattaforma, è deflazionario perché viene comprato da questi buy back and burn, i degen avranno delle fees più basse per andare a perdere i loro soldi. Il gioco d'azzardo sempre sarà presente e qua naturalmente noi vogliamo investire sul sottostante RLB, che non è un'azione, non è priva di rischi naturalmente. Adesso vedremo anche i rischi. Ragazzi, il 30% delle revenue da futures crypto, piuttosto che il 20% delle scommesse sportive, il 10% dei soldi del casinò vengono dati ai detentori di RLB token in vari modi, che tra poco vedremo. Quindi questo è il business model di Rollbit. Quindi ci sono i pumpamentals, i motivi per cui questo token deve pompare, e sostanzialmente dice che è stato lanciato senza ICO, c'è un meccanismo deflazionario, c'è la revenue che sale di mese in mese. Quando la speculazione cresce, la supply si abbassa e la speculazione in bull market sale, ragazzi. Quindi questa è la ricetta perfetta per l'apprezzamento. Qua fa il paragone con BNB, che più o meno il business model è lo stesso. Chiaramente Binance è un exchange, ha 10 miliardi di servizi, quindi ci sta fino a un certo punto questo paragone, ma semplicemente c'è il burn. Quindi se pensate che le scommesse, lo sport, il mondo del betting, eccetera, abbia un futuro sulla blockchain, ci sono società come stake.com che incassano veramente tantissimo, parliamo di billion, quindi io credo che ci sia spazio anche per Rollbit nel prossimo bull market. C'è spazio adesso, figuriamoci in bull market quando arriveranno veramente i soldi veri. Inoltre c'è la possibilità in futuro che possano offrire direttamente lo sportsbook e avere un exchange interno, perché loro in questo momento si appoggiano servizi esterni, quindi sicuramente la piattaforma potrà crescere in futuro. Non c'è assolutamente nessun progetto che non ha rischi, ci sono anche qua. Il progetto è chiaramente super centralizzato, c'è la possibilità che i fondi vengano utilizzati male, ci sono dei rischi legati alla legge, naturalmente, se siete americani o in territori in cui non si può fare. E quindi bisogna sempre giocarla in maniera safe. Stanno già nascendo dei copycats, ovvero gente che copia questo progetto. Abbiamo queste altre coin che stanno copiando il progetto, ma qua interviene il network effect e quello che sta succedendo. Un sacco di gente sta entrando in questo progetto, tanti creatori stanno streamando contenuti su Rollbit, per cui il progetto sta prendendo sempre più piede. Tra l'altro, ragazzi, sono sponsor ufficiali del Napoli, dell'SSC Napoli di Serie A, quindi sicuramente una partnership di tutto rispetto. Andiamo a vedere quindi gli utility dell'RLB token. Ogni ora il robot
ovvero viene fatto un acquisto di token RLB, il 90% dei token vengono bruciati, il 10% vengono destinati agli stakers di Rollbot, che sono degli NFT, tra un po' andremo a vederli, e gli altri possono beneficiare appunto di apprezzamento del token e quant'altro. Oltre a questo buyback abbiamo la lotteria, che è un motivo per cui la gente si trova bene su questa piattaforma. È possibile partecipare ogni 100 blocchi di Bitcoin, che sono circa 20 ore, dipende naturalmente. Ogni 100 blocchi c'è una lotteria e partecipare è gratis. Vengono destinati dei fonti generati dai profitti del casinò, l'1,2% ogni 20 blocchi. Si può seguire in tempo reale cosa sta succedendo e più RLB mettete in staking, più possibilità avete di vincere la lotteria. Il primo prende il 20% e dall'undicesima alla centesima posizione si prende comunque qualche dollaro. Si gioca molto banalmente, tra un po' vi faccio vedere come funziona, vi dice anche che possibilità avete di vincere, quindi ci sono sempre degli elementi di gambling messi in piedi e per ora l'utility è sufficiente. Ci sono i Rollbots, questi NFT che danno dei vantaggi nella lotteria, nelle scommesse, danno dei benefit nello staking, eccetera. È molto interessante anche il discorso Rollbots. Abbiamo un marketplace NFT, eccoli qua, i Rollbots, ragazzi, li potete vedere, si possono acquistare, questo è uno dei Rollbots migliori, costa addirittura 12.000 dollari, quindi magari un'altra volta. I Rollbots sono in vendita anche su OpenSea. Ragazzi, c'è il white paper in cui vi spiegano tutto nel dettaglio, tutto quello che potete fare. Qualche mese fa c'è stata la migrazione da Solana ad Ethereum, ma Solana viene continuamente supportato. Io personalmente ho acquistato qualche RLB utilizzando Solana. Adesso vi faccio vedere come funziona. Comunque nel white paper potete andare a visualizzare tutto quello che vi interessa. C'è anche la presentazione della compagnia, naturalmente, che è in giro dal 2020. Questa è l'interfaccia, ragazzi. Per depositare dei fondi andiamo su Cashier. Potete tranquillamente utilizzare queste cripto per acquistare l'Orbit direttamente qui sulla piattaforma. Lo potete fare anche su Uniswap e su Solana. Adesso vi farò vedere come funziona. Io personalmente ho utilizzato Solana perché costa molto poco lo spostamento, Ethereum è molto più costoso, quindi nel caso di Solana cliccate tranquillamente, dite quanti soldi, quanti Rollbit volete come ammontare in dollari, e quindi se volete, che ne so, 10, 100 dollari di Rollbit dovete depositare 4,95 SOL. Questo è il QR code, l'indirizzo, potete copiarlo e depositare senza nessun tipo di problema. In descrizione, ragazzi, troverete il nostro referral. Se volete usarlo, sicuramente lo apprezziamo, aiuterete il canale. Se non volete usarlo, va bene lo stesso. Quindi, questo è il deposito, potete fare la lotteria. È gratis, quindi sicuramente ha molto senso fare la lotteria. Prima ho guardato com'era l'estrazione in tempo reale, quindi andiamo qua su RLB Lottery. Vedete che in questo momento ti dice quanti soldi ci sono, 399 dollari. Se clicco e tranquillamente vado a mettere in staking i miei Rollbit, e vedete mi dice la percentuale di possibilità di vincita. Qua mi dice le possibilità che ho di vincere questa lotteria, 75% in questo momento. Questi sono i blocchi di Bitcoin che sono stati minati, 16. Quando arriviamo a 100 la lotteria si concluderà. Quindi c'è ancora molto tempo, le mie probabilità di vincita chiaramente scenderanno. Avete visto ora in tempo reale che è stato minato il 17° blocco. Potete vedere assolutamente ogni cosa, gli ex vincitori della lotteria, e inoltre c'è anche un 10% di probabilità di vincere il jackpot. Possiamo mettere in staking i nostri Rollbit, quindi tranquillamente, e quindi l'ha fatto. Volevo farvi notare, per chiudere, la dashboard di Rollbit, che trovate sempre qua nel menu a sinistra.
Vedete naturalmente il prezzo, i volumi, gli holder, 19.500 holder, la TVL e i guadagni generati nelle ultime 24 ore, vedete 665K dal casinò, 330 dai futures e 133K dallo sport. Quindi oltre $1.000.000 nelle ultime 24 ore. Questo sta avvenendo, vedete anche il burn. E i trade in tempo reale, il buy and burn, quanti token vengono bruciati ogni ora. Quindi massima trasparenza, potete andare a vedere il white paper e lo smart contract. A me piace parecchio, ci sono dei rischi, ovvio, se non ci sono rischi non ci sono nemmeno benefici. Questo è quanto, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti di questo settore, appunto, del gambling. Lo vedete, c'è la categoria anche su CoinGecko. Al secondo posto abbiamo questi token, non ne so assolutamente niente, fate le vostre ricerche. Rollbit chiaramente ha il vantaggio in questo momento, l'hype dalla sua parte, ma magari ci sono altri progetti che possono performare altrettanto bene in futuro. Fate le vostre ricerche, fatemi sapere se interessa l'argomento, se volete approfondire. Lascerò il link in descrizione se volete approfittare di questa piattaforma. Come sempre, ragazzi, se apprezzate questi contenuti, disintegrate il tasto like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati. E come sempre, alla prossima, sempre qua su Hard Rock Crypto.